Grazie Presidente, buonasera a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto Luigi Marini per il cortesissimo invito a partecipare ai lavori di questo congresso e così come voglio ringraziare Pier Giorgio Morosini per la collaborazione che con lui per il periodo in cui ha svolto le funzioni di segretario generale della magistratura di Italia. I temi del congresso sono tanti e tanti, per cui non ho ritenuto opportuno affrontare temi come quelli del carcere, del lavoro, della giustizia civile, della geografia giudiziaria, ma soffermarmi anche per rispetto all'andamento dei lavori su due temi più squisitamente politici che a mio avviso hanno scandito un poco il dibattito di questi giorni e che vanno oltre gli steccati correntizi. Un primo spunto di riflessione voglio farlo sul cosiddetto rapporto tra politica e magistratura. È nota da tempo la nostra idea in materia. Il magistrato che entra in politica, a nostro avviso, effettua una scelta legittima ma assolutamente irreversibile, senza ritorno. E a tal fine invochiamo ormai da tempo un razionale intervento legislativo in materia. Piuttosto, credo che nell'attuale dibattito più da campagna elettorale i termini della questione si siano ulteriormente spostati e non di poco, un inevitabile aumento di confusione. Oggi a me sembra che ci si ponga il radicale problema della candidabilità futura dei magistrati, tanto più se titolari di particolari processi. Voglio essere chiaro, per noi in Unità per la Costituzione la questione non esiste. Ogni cittadino della Repubblica, indipendentemente dal ruolo professionale che ricopre, ha il diritto dovere di elettorato passivo, con assunzione di responsabilità politica. Il problema, ripeto, va posto e risolto soltanto ed esclusivamente in ordine al rientro in magistratura alla fine della esperienza politica. Non possiamo che ribadire la nostra assoluta contrarietà a tale rientro alla luce della costatazione del fatto, ed è un fatto oggettivo, che si palesa venuta meno l'apparenza, se non la sostanza, della terzietà e della imparzialità. Ciò vale soprattutto per coloro che si impegnano in voli di amministrazione locale, dove cioè ancora maggiore è l'impatto di schieramento del tutto incompatibile con la stessa essenza della terzietà e della imparzialità. Altra riflessione che vorrei consegnare ai lavori investe il tema del cosiddetto correntismo. Con questo termine è stata offerta, a mio avviso, una lettura a volte superficiale, spesso qualunquista e strumentale, di un fenomeno culturale che pure è molto importante per l'autonomia della magistratura. Da qualche tempo sembra che il solo pronunciare la parola corrente sia in ogni caso sconveniente, tanto da ingenerare anche all'interno della magistratura una sorta di pudore, come se si avesse qualcosa da nascondere o da
Temo fortemente che ciò rientri in un contesto più generale del Paese, in un clima cioè di attata diffidenza per ogni forma di organizzazione del pensiero. E sull'argomento occorre la massima chiarezza. Per noi il pensiero organizzato, le aree culturali sono essenziali in magistratura. Rivendichiamo il diritto della libertà di associazione dei magistrati italiani, nonché l'organizzazione del pensiero in gruppi, come centri di elaborazione culturale di confronto, funzionali alla partecipazione consapevole, responsabile e trasparente al governo autonomo della magistratura. L'attualità del discorso, a mio avviso, passa attraverso una scelta di fondo che va fatta tra aggregazione sui valori e aggregazione sugli interessi. Nel primo caso si fa corrente, nel secondo caso si fa lobbismo. E le forme più insidiose di lobbismo oggi sono, a mio avviso, quelle espresse in nome del cosiddetto superamento delle correnze ed in nome di una sbandierata apoliticità e che invocano pratiche di rappresentanza e di autogoverno attraverso un consenso personale costruito intorno all'interesse del singolo rappresentante, portatore di istanze di natura prevalentemente corporativa. Certo, ancora oggi la trattazione di alcune pratiche cosiddette di gestione dell'autogoverno potrebbe apparire frutto di logiche spartitorie o di lottizzazione. Tali logiche lesive grandemente dell'immagine e della credibilità dell'istituzione devono essere definitivamente abbandonate. Ciò però non ha nulla a che vedere con il discorso fin qui fatto sul ruolo delle correnti. Attiene piuttosto alle riflessioni che pure si impongono sulla cosiddetta questione morale, che non può non riguardare anche chi svolge ruoli istituzionali. Un'ultima considerazione. Siamo nettamente contrari a ogni forma di unanimistica e omologante unità associativa, intesa semplicemente come valore fine. Gli unanimismi non ci interessano. Per noi resta fondamentale il conseguimento di un programma politico, espressione delle legittime diversità culturali che lo sostengono. Questo metodo di lavoro che intendiamo portare avanti attraverso il confronto e il dialogo con le diverse aree culturali dell'attuale giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buon lavoro a tutti.